Oggi siamo con una persona che ha avuto il coraggio di denunciare chi toglieva la vita, gli estorceva dei soldi. Per motivi di sicurezza lo chiameremo con un altro nome, lo chiameremo Antonio. Antonio, che cosa è successo? È successo che noi in questo territorio siamo succubi da quando nasciamo, perché non riusciamo a crescere, perché sono loro che ci bloccano. Loro chi? Loro sarebbe il sistema, la malavita che si trova qui. Perché già da piccolo, con la mentalità che c'è, tu nasci proprio timoroso della situazione. Già hai paura prima di cominciare di fare qualche cosa. E loro su questo fatto se ne approfittano, un po' su tutti. Io mi ricordo che io vengo da un quartiere difficile della zona. Sono cresciuto senza padre, mia mamma ha lavorato da sola e ci ha tirato avanti a cinque di noi. E io, dopo finito la ragioneria, le scuole, incominciai a fare qualche sì, qualche polizza sulle macchine, qualche consulenza con qualche avvocato, eccetera, eccetera, eccetera. E già là si incominciarono a presentare loro. A già fare la polizza in coppa macchina e non davano. A già fare questa cosa e non davano. Ma un ragazzo che parte da zero e incomincia ad avere già questi problemi, come si dice a Napoli? Uccidete prima che nasce, uccidete in da gonnola. Questa è proprio la sincera verità. E tu, quando hai queste cose, cominci a capire che forse questa strada che tu hai preso non è la giusta. Allora ti cerchi di inventare qualche altra cosa. E quando ti inventi qualche altra cosa, allora vai peggio di prima. Entri in un sistema che non esci più, non cresci più. E arrivi il punto che incominci a delinquere anche tu. Questa è la verità di questa zona qua. Non ci fanno crescere. Tu hai un'attività che non diciamo che tipologia di attività commerciale. Qualche mese fa c'è stato un incendio nella tua attività commerciale, così all'improvviso. Tu lo hai denunciato alle forze dell'ordine e hai ricostruito il capannone. Poi qualche giorno fa invece che cosa è successo? Che è venuto da te? Qualche giorno fa già io ho dei figli e uno cerca di quello che ha passato il padre di non farglielo passare ai figli. Allora ho tenuto sempre fuori i miei figli su queste cose che ci sono qui. Io avevo pensato di un po' di allargarmi con la mia attività. Veramente io non lo volevo fare, proprio perché c'era questa situazione che tu come ti allarghi, loro ti seppelliscono. Però tu un ragazzo, come fai a dirgli una cosa del genere? E mio figlio diceva vicino a me, diceva no papà, io voglio fare quello che fai tu, perché mi piace. E io gli spiegai la situazione. E mio figlio che ha 15 anni mi disse vicino a me, babbo, ma qual è il problema? Li denunciamo. La sincera verità, io non ho mai tenuto il coraggio di fare una cosa del genere, proprio per paura che le persone che ti stanno intorno ti abbandonano. Però poi quando senti che un figlio ti dice una cosa del genere, tu prendi coraggio. E niente, facciamo questi lavori? Arrivano due di loro. Entrano in casa mia, io esco con mio figlio, quando ritorno li trovo in casa mia. Io gli dico, ma questa è casa mia? Dice sì, è casa tua, ma sta nel mio territorio, davanti a un bambino di 15 anni. Dice tu non ti sei messo a posto,
ci devi dare 10.000 euro. Io gli dissi: senti, io tutti questi soldi non ce l'ho, perché io lo sto facendo in economia. Io, mio figlio, mio fratello, eccetera, eccetera. Loro dissero: non ci sono problemi, possiamo anche ratizzarla questa cosa. E io risposi: possiamo fare a 500 euro al mese. Loro mi risposero: noi non andiamo con i 500 euro, i 1.000 euro. Io ti do delle date e ricordali bene, segnatele, perché noi veniamo e tu ce le dai. E mi ha detto che si date, che erano 2.000, buona di 2.000, buona di 1.000. Comunque stavamo da adesso fino all'anno prossimo sempre a pagare. La sincera verità, non ci pensi nemmeno una volta. Andrò dai carabinieri subito, immediatamente. Proprio quella cosa a dire: boh, basta. E cose, che cosa voglio dire? Perché sto qua vicino a te a fare questa testimonianza? A fargli capire agli altre persone che vivono in questo territorio: ragazzi, svegliatevi. Queste sono persone che non ci fanno crescere. Se siamo stati succubi noi, i nostri figli non lo devono essere. Devono essere persone libere. Meglio a camminare a piedi scalzi, con le ginocchia a terra, perché queste persone ci distruggono l'anima, le famiglie, e danno pure un male esempio ai nostri figli. E poi dopo noi dobbiamo pagare le pene di queste persone. Dopo che tu hai deciso di denunciare questa estorsione, sei andato dai carabinieri. E che cosa è successo? I carabinieri che cosa hanno fatto? Subito hanno iniziato le loro indagini. No, io prima di fare questa cosa, io già sul web già mi guardavo un po' a Giovanni Falcone, un po' a Borsellino, perché quelli là per me sono stati veramente veri uomini di coraggio, quelli là. E poi anche al nostro compaesano che è stato nella nostra stessa situazione, che sarebbe Luigi Leonardi. Leonardo. E la prima cosa contattai a Luigi e gli dissi: Luigi, io sono questa tale persona, sono deciso di fare questa cosa, mi puoi aiutare? Lui non ci pensò nemmeno 2 minuti. Dissi: ti aspetto alla caserma dei carabinieri, vieni, sto qua, corri. E da lì è partito tutto. E la sincera verità, io non me l'aspettavo che le forze dell'ordine operavano così e mi stavano così accanto come stanno adesso accanto ai miei figli e a tutta la mia famiglia. Io gli voglio fare dei complimenti, perché veramente sono persone che rischiano la vita per noi. Però la svolta la dobbiamo dare noi, perché se noi non diamo la svolta, le cose non cambieranno mai. Questa è la verità dei fatti. Sono passate poche ore da quando tu hai denunciato queste persone. Come stai vivendo queste ore tu e la tua famiglia? Prima mi sento un uomo libero, quello che non ero prima. Secondaria cosa, ho dato una forza ai miei figli. È una testimonianza del cambiamento. Perché quando uno vive in questi posti e si trova fuori a un bar oppure a qualsiasi parte, o bene o male si parla sempre delle stesse cose. Perché diciamo, io sono stato una delle vittime, ma ce ne sono tante che le hanno distrutto veramente. Addirittura si arriva il punto che si perdono pure le famiglie, si perdono i figli. Perché quello che fanno questi qua è mostruoso. Perché se ti metti contro loro, loro cercano di distruggerti per dare esempio agli altri. Non vi mettete contro a noi perché voi fate questa fine. Perché è il coraggio che manca, che non si denuncia. Tu avevi, diciamo, costruito una nuova struttura, non diciamo quale, altrimenti. Loro hanno fatto una sorta di supervisione a questa struttura,
mandando anche quasi dei messaggi, facendo dei complimenti. Poi sono venuti qua e ti hanno chiesto di pagare la tassa della tassa, no? La tassa della tranquillità, si dice in gergo giornalistico, che ammontava. Che poi questa tranquillità non esiste. Perché se vi dico quanti furti ho subito io dai zingari, dai rom, che voi non vi rendete nemmeno conto. Lo fanno perfettamente. Niente. Se vi viene su, i sort. Se ti metti con loro, passi un guaio. Sicuramente, lo passi sicuramente. Ma se ti metti contro di loro, diventerai un uomo libero e crescerai come imprenditore e anche come uomo. Che cosa ti senti di dire alle altre persone che si trovano nella tua stessa situazione, che però non hanno ancora la forza che hai avuto tu di denunciare? Che tutto quello che si sente in giro sono tutte, la maggior parte sono tutte frottole che mettono loro, stesso loro in giro. Sono solo dei palloni gonfiati. Perché se noi cittadini ci ribelliamo a questa cosa, loro non sono niente. Ma ve lo posso garantire che non sono niente. Io oggi come oggi non ho paura di niente. Perché stesso loro sono anche loro vittime del sistema. Anche loro fanno delle cose per forza, perché hanno paura di quelli là che li comandano. Non lo so se loro avrebbero avuto il coraggio quello che ho avuto io. Hai paura? No. Vuoi sapere perché non ho paura? Perché ho subito da quando avevo 18 anni. Adesso ho un'età, basta che stanno bene i miei figli, io posso pure morire, me ne fottuto niente. Questa è la verità. C'è speranza per questi territori, secondo te? Di debellare una volta e per sempre la criminalità organizzata, che è il cancro di questa società. Dipende sempre da noi, perché il fatto che cosa succede qua? Ci sono imprenditori che non hanno niente a che fare con loro. Poi ci sono imprenditori che lavorano con loro. E quelli là che fanno salire a queste persone sono proprio quelli là che lavorano con loro, che fanno i loro prestanomi. E se noi, come ti devo dire, non guardiamo a queste persone, specialmente quelli là che stanno vicino a loro, perché quelli là che stanno vicino a loro fanno più male di loro. Questa è la verità. Allora, in poche parole, queste persone sono quelli là che fanno mettere paure a noi là da qua. T'accirano, ti fanno, ti sparano. È tutto fantasia. Perché ci siamo 100 di noi. Ma come ci accirano a 100 di noi? Se noi stiamo con i carabinieri, stiamo con la magistratura, se ci fanno qualche cosa, lo sanno bene che vanno a prendere a loro. Allora loro non hanno scampo, è un vicolo scuro per loro. Queste sono quelle che devono capire gli imprenditori che stanno su questa zona. E un'altra cosa ancora, non si deve lasciare mai il territorio. Questa terra è nostra, non è loro. Basta, ci hanno fatto questa guerra.